ti voglio fare la domanda più cattiva nei confronti dell'Hikikomori, e che però ti assicuro, ma non c'è certo bisogno che te lo dica io, viene fuori sempre. La vado proprio a leggere da Filippo che me la scriveva oggi nella mia pagina Facebook. Ci sono spesso affermazioni, no? Su internet si leggono, solitamente da parte di adulti che dicono cacciateli di casa a calci nel sedere e vedete come iniziano a lavorare. Che cosa ne pensi di questo approccio? Di funziona, non funziona, e che cosa voglio anche essere empatico verso chi lo porta, che cosa porta a questo genere di esclamazione? Allora, diciamo che questa esclamazione ha un fondo di verità, cioè il fatto che l'hikikomori sia possibile in una società dove questo tipo di comportamento è un'opzione. Significa che nei paesi poveri l'opzione di arrivare a una maggiorità senza essere di aiuto per la famiglia non esiste, e infatti l'hikikomori non esiste in altri paesi. Però nasconde anche un fermarsi troppo presto, cioè bisogna fare un passo avanti a questa esclamazione e capire perché gli altri lo fanno. Ok, tu stai in casa, ma perché lo fai? Perché non hai voglia di lavorare? Perché sei pigro? Ecco, quello che ho imparato io da sentire tante storie è che mai in questi ragazzi c'è la voglia di fuggire dalle fatiche. Anzi, questa condizione per loro è spesso una gabbia, un qualcosa che li distrugge, l'inattività, il non avere qualcosa a cui dedicarsi è veramente, io anch'io l'ho provato nel mio piccolo, un qualcosa che davvero poi arrivi a essere disposto a fare qualunque cosa pur di fuggirvi. Ecco, allora bisogna davvero capire quali sono le motivazioni che stanno alla base di un isolamento e invece intraprendere azioni coercitive, quindi usare la forza, non si è mai rivelato un buon strumento, soprattutto perché fa sì. Innanzitutto non aiutano alla crescita, allo sviluppo di appunto quella motivazione di cui parlavo prima, ma soprattutto creano ulteriore conflitto e negatività che l'hikikomori vede nei confronti dei rapporti interpersonali, perché se l'hikikomori si isola è anche perché pensa che non ha bisogno degli altri, non ha bisogno delle relazioni, che può star bene così. Se tu vai a usargli forza, automaticamente è come se confermassi quella sua idea negativa, quindi gli dimostrassi che in realtà le persone, la società, vogliono forzarlo a fare qualcosa che lui non vuole. E quindi non è mai un qualcosa che dà degli sviluppi positivi, anzi spesso porta a una conflittualità con i genitori che fa sì che l'hikikomori si isoli anche all'interno della casa e quindi non abbia più un rapporto neanche con i genitori, fonte di quelle pressioni. E arrivi a chiudere definitivamente la camera da letto e a non cenare nemmeno più con i genitori, quindi un isolamento totale. Per quello che noi chiediamo ai genitori di non mettere pressione sui ragazzi, ma aiutarli a superare questa fase standogli a fianco, non davanti, non dietro, ma a fianco. Questa è una cosa fondamentale, secondo me. Ti voglio fare un'altra domanda scomoda, almeno credo abbastanza speculare in qualche modo alla precedente. Una cosa che invece mi capita di leggere, come mi è capitato di leggere sotto quel video che ho fatto, e in argomenti analoghi mi è capitato di leggere per altre cose. Cosa rispondi a chi ti dice: io sono un hikikomori perché sto meglio così, non ce sto da Dio? Questo è il mio modo di affrontare la vita e anzi sono io che sto un passo avanti agli altri, me lo posso permettere e sti cazzi, ho veramente risolto e vivo meglio di voi. Questa diciamo che è di solito la prima fase degli hikikomori. Di solito gli hikikomori soffrono molto, per esempio a scuola, resistono magari per tanto tempo, stringono i denti, poi arrivano a un punto di rottura nel quale decidono invece di abbandonare la scuola. E lì cosa succede? Che sentono di stare meglio a casa che a scuola. Quindi arrivano alla conclusione che loro vogliono vivere così. Perché stanno meglio così? Il problema è che quella è una convinzione illusoria, nel senso che quella tipologia di vita può essere sostenibile solo per un breve periodo di tempo, dopodiché quel benessere che tu sperimenti da questo passaggio negativo, meno negativo, si trasforma poi in una trappola che fa sì che anche qualora tu un domani volessi uscire dopo magari anni di isolamento da quella situazione perché ti rendi conto che in realtà poi non è
così bella come pensavi, ecco, a quel punto senti di aver perso troppo tempo, troppo terreno, e a quel punto non è più una tua decisione. A quel punto tu sei ingabbiato in un qualcosa che ti sei costruito, e allora chi arriva a rifiutare l'aiuto in queste situazioni lo fa per orgoglio, perché ha difeso strenuamente la sua posizione e quindi nega il fatto di, come dire, soffrire. Però è inevitabile che prima o poi quel tipo di vita ti porti comunque a una sofferenza. Questo non significa, lo premetto perché so che qualcuno probabilmente lo penserà, che l'isolamento, una persona che tende all'isolamento sia per forza triste o comunque depressa. Significa che l'isolamento, non che tu scegli, ma che non riesci più a controllare, quindi che tu non sei più padrone di scegliere se uscire o stare a casa, perché io posso scegliere di stare sempre a casa, non uscire mai e stare bene, però devo poter uscire qualora io volessi farlo. Questa cosa molti kikomori arrivano a non riuscire più a farla. Questa secondo me, Marco, hai messo esattamente il punto, cioè questa è la differenza fondamentale, la possibilità di scegliere. L'ikikomori è quella persona che è convinta, probabilmente, soprattutto in quella fase che dicevi tu, nella prima fase, è convinta di stare scegliendo, ma poi all'idea di aprire la porta e di uscire, no? Mi ricordo il sole, no? Su Sato, si paralizza. E allora dov'è la scelta? Allora sei, non stai, non hai l'opzione alternativa, quindi sei intrappolato, quindi c'è un problema importante. Credo che questo sia veramente importante, soprattutto per quei ragazzi che mi hanno fatto in totale buona fede questa obiezione. Hai l'opzione di uscire di casa? Hai l'opzione di fare diversamente se ti va? Oppure ti stai raccontando che ciò a cui sei costretto è ciò che hai scelto? Questo è molto importante anche per discorsi più ampi, naturalmente, ma credo sia veramente un distinguo fondamentale quello che hai dato. Adesso ti voglio fare alcune domande che prendo sempre da quello che mi è stato scritto oggi da Facebook.